siamo all'Ateneo qua a Reggio Calabria, per noi è un grande orgoglio professionale, umano e culturale, guardi, essere qua, perché siamo in un tempio della cultura dove si formano i giovani, le future generazioni. Presentiamo un libro scritto a più mani, senza protagonismi, e tutto viene devoluto alla nostra opera per gli orfani. E attraverso la storia dell'Arma dei Carabinieri percorriamo anche tappe della storia d'Italia, dall'unità nazionale, la guerra mondiale, la lotta all'eversione, al terrorismo, il contrasto alla microcriminalità. E come giustamente ha detto lei, la storia dei Carabinieri accompagna la storia d'Italia ed è fatta, come risottolino giustamente ci ha indicato e mi ha suggerito, da grandi gesta e da gesta che sembrano meno importanti. Ecco, noi abbiamo voluto dare voce a entrambe queste vocazioni. L'arma è fatta di tanta straordinaria ordinarietà che ci consente di essere rispettati e amati dal cittadino, da essere coinvolti nel processo decisionale dalle autorità, dall'autorità giudiziaria, dal prefetto, dalle varie autorità con le quali ci confrontiamo, perché l'importanza è l'effettività e la concretezza del servizio. Nel nostro stemma araldico c'è scritto nei secoli fedele, lo dicevo con altri vostri colleghi, che ringrazio di aver dato anche visibilità a questo evento, perché è importante. Ecco, nei secoli fedeli, perché la fedeltà alle istituzioni ci garantisce la fiducia del cittadino. Ecco, avere il cittadino al nostro fianco penso che sia la cosa più importante. Questo libro è una piccola testimonianza, io non sono altro che il portavoce, guardi, di tante donne, di tanti uomini che ordinariamente fanno il loro lavoro, e siamo qui in questo Ateneo, un'università, e quindi un luogo dove si fa anche educazione civica, senso della legalità, rispetto, un Ateneo per richiamare, ricordare modestamente l'azione di tante donne e tanti uomini che giornalmente cercano di fare il loro meglio per garantire sicurezza alla popolazione. È molto importante oggi avere questa grande possibilità qui all'Università di Reggio Calabria, grazie alla dedizione e alla disponibilità estrema dell'Arma dei Carabinieri, di poter parlare ai nostri studenti, ai nostri giovani, al nostro territorio nella mattinata di aspetti legati al patriottismo e alla dedizione dei militari, dedizione che li porta praticamente alle estreme, che li ha portati nella storia alle estreme conseguenze. Ma nel pomeriggio ci sarà un importante punto della situazione sugli attacchi che la natura in Calabria subisce, soprattutto sulle procedure, le metodologie, gli strumenti di prevenzione che tutti assieme, a partire dai Carabinieri Forestali, a seguire la Regione, l'Università e tutti gli altri organismi che operano sul territorio, vogliamo mettere in atto.